È accusato di omicidio stradale il giovane di Vasto alla guida della Panda che sulla statale Adriatica ha visto la morte di due amici ventenni, l'incidente tra Petacciato e Montenero. Il ministro per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi, invitata dai vertici del PD ieri a Termoli per sostenere la campagna referendaria per il sì. Da questa mattina sono raddoppiati i costi per gli automobilisti che intendono sostare nel centro urbano di Campobasso, da Palazzo San Giorgio nuove regole. La minoranza di centro-sinistra al comune abruzzese di San Salvo boccia l'operato politico e amministrativo del governo del sindaco Tiziana Magnacca. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, iniziamo dalla cronaca. Gli arresti domiciliari, il 25enne di Vasto al volante della Fiat Panda coinvolta nell'incidente all'alba di ieri tra Petacciato e Montenero di Bisaccia sulla statale Adriatica, incidente nel quale hanno perso la vita gli amici Domenico Castrignano e Andrea Marinelli, tutti di ritorno da una festa sul litorale molisano. Il giovane, accusato di omicidio stradale plurimo dalla Procura della Repubblica di Larino, è ricoverato intanto all'ospedale San Pio di Vasto, mentre il quarto passeggero della Panda si trova al San Timoteo di Termoli. Le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria frentana nell'obitorio di Termoli. Ore di attesa per il nulla osta, per l'estremo saluto ai due giovani, probabilmente nella chiesa di San Marco a Vasto. Ancora cronaca. Una 18enne di Vinchiatura è stata tratta in arresto dai carabinieri e dovrà rispondere dei reati di minacce e maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti nell'abitazione al termine di una nuova lite tra la giovane e i suoi genitori. La ragazza, con problemi legati all'uso di stupefacenti, è reclusa nel carcere femminile di Chieti. Tutti a Termoli, i politici che sostengono il governo del premier Renzi per accogliere il ministro Maria Elena Boschi, impegnata nel tour promozionale per il sì al referendum consultivo del prossimo autunno. Vediamo. A Termoli c'erano davvero tutti quelli che contano politicamente nel Molise, dal presidente della giunta regionale Frattura al sindaco Sbrocca, dal segretario regionale del PD Fanelli al membro della segreteria del circolo del più piccolo borgo, tutti ad accogliere il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con delega all'attuazione del programma di governo, Maria Elena Boschi. La sua presenza è legata al tour che sta facendo nel paese per spingere i cittadini a votare sì al referendum consultivo d'autunno richiesto da oltre 600.000 cittadini sulla riforma costituzionale votata in Parlamento ad aprile. Beh, sicuramente abbiamo bisogno di un'Europa che sia più forte e di un'Europa soprattutto che sia in grado di rispondere insieme, unita, anche diciamo al terrorismo internazionale, all'instabilità che può venire da tanti fattori, purtroppo lo abbiamo visto anche nei fatti tragici di questi ultimi giorni a Nizza, le sfide della crescita economica, le sfide dell'integrazione e della gestione dei flussi migratori in arrivo nel nostro continente. Per poter far questo però abbiamo bisogno anche di un'Italia più forte dentro l'Europa, di un'Italia che sia credibile, affidabile, come lo è stata in questi ultimi due anni grazie al lavoro del nostro governo, e per avere un'Italia più forte abbiamo bisogno però anche di una nuova Costituzione che ci consenta maggiore stabilità, maggiore semplicità e uno Stato che funziona meglio. In questo senso dire sì al referendum, dire sì alle riforme dà anche al nostro Paese la possibilità di essere più moderno e più credibile. Noi abbiamo una legge elettorale che è stata approvata in Parlamento dopo 10 anni di impossibilità di raggiungere un accordo sulla legge elettorale. L'Italicum funziona perché garantisce ovviamente ai cittadini un rapporto più diretto con gli eletti e la possibilità di avere una maggioranza scelta dai cittadini nelle urne e non da accordi successivi in Parlamento per poter guidare il Paese per 5 anni. È una legge buona, che funziona, che sarà sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale se vincerà il sì al referendum e le riforme costituzionali, perché questo prevede la riforma. Poi, come abbiamo sempre detto, se il Parlamento decide di modificarla perché ci sono i numeri su una proposta diversa in Parlamento, ovviamente è il Parlamento sovrano.
A dire il vero, la visita non ha trovato un Molise compatto e soddisfatto di questa presenza. L'evidente stato di difficoltà non ha spinto le persone a partecipare all'evento, per lo più riservato agli apparati politici di maggioranza nel paese e in regione. In contemporanea, infatti, in un'altra iniziativa, a cura del Comitato per il No, si sono contestate le ragioni di un cambio della Costituzione che toglierebbe di fatto la democrazia agli italiani. Il presidente di Confindustria Molise Mauro Natale, a margine dell'incontro con il ministro Boschi, ha chiarito la posizione delle imprese sul referendum di riforma costituzionale. Da anni gli industriali si battono per le riforme che favoriscono la competitività delle imprese italiane. La nazione è un paese nel quale la produttività ristagna da 20 anni a causa soprattutto del distorto federalismo fiscale. Un sistema che nel tempo si è trasformato in una duplicazione dei centri di spesa, appesantimento dei percorsi burocratici che hanno bloccato le attività di crescita. La sinistra molisana rivolge al governo nazionale intanto alcune necessità. La prima impellenza riguarda la tutela del sistema sanitario pubblico, non più in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza per via del blocco del turnover e dell'assenza di investimenti in dotazioni strumentali. Seconda questione, il taglio di 160 milioni di euro a danno della Regione Molise come fondi europei 2014-2020 rispetto agli anni precedenti. Su questo tema il governo Renzi può finanziare l'area di crisi industriale complessa per favorire la ricollocazione dei 3.000 lavoratori della GAM, ITR e del settore metalmeccanico con strumenti di politiche attive del lavoro. E cambiamo decisamente argomento. Il maltempo è oggi solo un ricordo, i valori climatici sono tornati a risalire. In linea con il periodo estivo, le spiagge tornano ad essere meta di numerosi turisti. È passata la forte perturbazione che ha coinvolto seriamente nei giorni addietro tutta la costa adriatica del paese. Da oggi su tutte le spiagge è tornato a splendere il sole, le temperature sono nettamente in rialzo. Le ultime insistenti piogge hanno creato danni agli stabilimenti privati e gli arenili sono stati invasi per decine di metri dall'acqua marina spinta dai forti venti. La mareggiata, oltre che a ridurre notevolmente l'arrivo dei bagnanti sotto gli ombrelloni della riviera, da Campomarino fino a Vasto, ha provocato un lavoro in più per gli operatori privati e le strutture tecniche comunali, che hanno dovuto ripulire alghe, tronchi di legno, bottiglie di plastica e altri rifiuti che l'Adriatico ha restituito sul bagnasciuga. Le onde spinte dal vento hanno invaso le prime file di ombrelloni, restituendo montagne di rifiuti che l'Adriatico è costretto a subire e assorbire durante tutto l'anno dalla scarsa sensibilità di cittadini, imprese e pescatori. Il lavoro di trattori ed escavatori, chiamati ad intervenire dalle amministrazioni locali, ha ripulito gli arenili e riconsegnato ai turisti le località marine. Proseguono i controlli dei carabinieri sul territorio della provincia di Isernia al fine di garantire un'estate sicura a residenti e vacanzieri. Nell'ultima settimana le attività dei militari dell'arma hanno portato all'arresto di 2 pregiudicati e all'emissione di denunce e misure di prevenzione nei confronti di altre 29 persone. 3 auto prive della copertura assicurativa sono state poste sotto sequestro. Entrano in vigore da oggi le novità che riguardano i parcheggi a pagamento nelle strade del centro di Campobasso. Si tratta di aumenti delle tariffe orarie e di nuove regole nella stampa dei biglietti. Sono numerose le novità che riguardano le soste dei veicoli nei parcheggi a pagamento di Campobasso. In questi giorni i 54 parcometri che si trovano sul territorio del comune sono stati verificati e fatti oggetto di alcune sostanziali modifiche per far sì che siano pronti da questa mattina ad essere attivi e perfettamente rispondenti alle novità introdotte. La prima nuova regola è che al momento del pagamento deve essere inserita la targa del veicolo, targa che verrà stampata sul ticket da esporre in Bella Vista.
Dunque un parcheggio assolutamente personalizzato, dove ogni ticket sarà riconducibile solo e soltanto a quel determinato veicolo parcheggiato. L'operazione è semplice, si inseriscono le monete per il tempo in cui si vuole lasciare l'auto nel parcheggio e si conferma. Poi si inserisce la targa, digitando sull'apposita tastiera in bella vista, e si conferma di nuovo per stampare infine il bigliettino, che sarà posto in modo visibile sul cruscotto. Sempre da questa mattina entrano in vigore le nuove tariffe per la sosta blu in alcune zone del capoluogo. Si passa da 50 centesimi a 1 euro all'ora, con un minimo di mezz'ora, tranne dalle 13.30 alle 15.30, periodo nel quale la tariffa resta di 50 centesimi all'ora, su alcune strade: via Cavour, via Scalo Ferroviario, piazza Cuoco, via Veneto, via Zurlo, via Umberto. Questa sera in via Ferrari a Campobasso il coordinamento della Sinistra Democratica Molisana, incontro politico alla presenza dell'onorevole Francesco Laforgia, deputato in Commissione Bilancio del PD e dirigente nazionale della Sinistra Dem Campo Aperto. Sempre nel capoluogo di regione la presentazione ufficiale oggi alla Fondazione Molise Cultura di Terra d'Arte, la stagione di spettacoli teatrali e gli eventi artistici che saranno allestiti in alcuni dei comuni del territorio. Il titolo scelto dalla Fondazione Molise Cultura è emblematico dei percorsi teatrali ed artistici che questa estate si vogliono offrire ai molisani e agli ospiti. Terra d'Arte, un cartellone che coinvolge alcuni teatri all'aperto della regione, a Sepino, Termoli, Pietrabondante e Roccavivara, e una serie di mostre a Trivento e Casacalenta che richiamano, portando in alcuni comuni, le opere pittoriche e fotografiche già esposte a Campobasso. Questa mattina la presentazione ufficiale delle iniziative. E il nostro obiettivo è questo, è quello di stare sul territorio e di valorizzare le potenzialità che questo territorio ha a livello di luoghi, a livello di professionalità tra le altre cose, e di riportare anche il teatro in alcuni luoghi storici. Sto pensando per esempio alla straordinaria operazione che ha fatto il comune di Termoli recuperando il Teatro Verde, ma oltre questo, e questo rientra all'interno del circuito del FUS in cui noi siamo entrati nel 2015, anche la volontà di rimbalzare delle iniziative che abbiamo avuto all'interno dei nostri luoghi, la GIL, penso per esempio alla mostra Non aprire che all'oscuro, che è una pagina meravigliosa della nostra storia, e non solo della nostra storia di molisani, ma di una grossa fetta di questo paese che ha vissuto il dramma dell'emigrazione, che farebbe bene a ricordarlo mai come in questo momento, ma anche l'altra mostra di Marcello Scarano che ritorna a Trivento e che poi vogliamo portare e disseminare all'interno di tutto il territorio, perché siamo convinti che elemento paesaggistico, archeologico, storico, artistico e cultura devono necessariamente muoversi in sinergia, perché questo territorio ha le potenzialità per intercettare turismo e turismo di qualità. Al Teatro Romano di Altili a Sepino in programma il primo evento estivo legato al cartellone teatrale Terra d'Arte, con Di Chiaro Guerra al Tempo, sonetti di William Shakespeare, si alzerà il sipario sabato 30 luglio. Le manifestazioni turistiche oltre Altili toccheranno il Teatro Verde di Termoli, Canneto di Roccavivara e il Teatro Sannita di Pietrabondante. 20 anni fa la realizzazione di un murales su un'ampia facciata di un'abitazione di via Cappuccini a Trivento, un disegno oggi sbiadito dal tempo, che ricorda gli anni tragici delle discriminazioni razziali nei riguardi delle persone di colore nel Sudafrica. La vedova Mandela ha inviato un messaggio ricordo alla comunità molisana attraverso l'imprenditore Luigi Dovidio, emigrato a Johannesburg. Luigi, di ritorno dal Sudafrica nel suo paese natale con un regalo, un ricordo, una dedica alla famiglia Porfirio. Di cosa si tratta? Io sono 20 anni che dico alla famiglia Mandela di questo muro di Trivento, e ho riportato la foto 6 mesi fa indietro e mi ha detto: quando vai in Italia alla famiglia di quel muro là, dagli questa foto mia.
Ringrazio a tutta la famiglia e a tutto Trivento. E fatto questo messaggio, l'ho portato a voi. Un messaggio molto gradito alla famiglia Mandela, alla signora, la vedova Winnie. Sì, sì, mi ha detto lei, dice, porta indietro questa foto che io la voglio mettere al mio museo che c'è in Sudafrica. Signora Matilde, un ricordo, un messaggio dalla signora Winnie Mandela, insomma un omaggio che fa sicuramente piacere. Sicuramente, anche perché è fatto nel ricordo di mio papà che non c'è più, è mancato 16 anni fa e che fu entusiasta, offrì immediatamente la facciata di questa costruzione quando l'Eureka chiese la possibilità di realizzare questo ricordo, ed era il ricordo di questo bambino adottato a nome dell'associazione Sterling, in cui si vedono insomma i vari momenti dell'atroce periodo, lunghissimo periodo dell'apartheid. Sono commossa di questo ricordo e lo dedico a papà. Com'è nata l'idea di realizzare un murales proprio sulla vostra parete? Era in assoluto probabilmente allora la parete più grande a disposizione, ancora intatta, nel senso intonacata sicuramente, ma rimasta bianca, visibile dalla piazza, perché dalla strada che porta direttamente in piazza si vede molto bene il murales. Fu chiesto e chiaramente accordato il permesso, con orgoglio diciamo così. Sindaco, il murales oggi a distanza di 20 anni, anche oltre, è un po' sbiadito. Non è sbiadito il ricordo dell'apartheid, della lotta che hanno sostenuto le popolazioni di colore nel Sudafrica, e non è sbiadito il ricordo e l'amore di Luigi per il suo paese. Beh, ci sono tante cose da sottolineare e da evidenziare. Questo è una straordinaria intuizione di un gruppo di ragazzi all'inizio degli anni 90, che purtroppo è sempre attuale il messaggio che poi vuole dare, quello di lottare contro ogni forma di discriminazione, ogni forma di razzismo. E purtroppo le vicende attuali, il contesto che stiamo vivendo ancora una volta, evidenzia la necessità di lottare verso queste, come ho già detto, verso queste forme di discriminazione. È un omaggio graditissimo, noi saremmo lietissimi di ospitare la signora Winnie. Io ho già detto, ho parlato con Luigi di assolutamente di portargli il nostro invito a venire a Trivento, ed è una testimonianza di una persona che ha fatto della propria vita la testimonianza di lotta contro, ripeto, ogni forma di discriminazione, insieme al suo marito, che è stato una delle figure più importanti della nostra storia recente. I lavoratori di Poste Italiane hanno espresso attraverso numerose assemblee il netto no alla privatizzazione. Il progetto di riorganizzazione in regione soffre del mancato rispetto da parte aziendale degli accordi sottoscritti a livello nazionale in merito alle dotazioni di mezzi ed infrastrutture. Per quanto riguarda la rete degli uffici postali, viene da tutti rappresentata la cronica carenza del personale e le pressioni commerciali a cui sono sottoposti i dipendenti. Dal 20 luglio prenderà il via la 20ª edizione del Festival del Teatro Popolare della Tradizione, una iniziativa che da sempre si tiene all'aperto nel Parco di San Giovanni a Campobasso. Nello scenario del Parco San Giovanni a Campobasso, che sarà tra non molto dedicato ad Edoardo De Filippo, è stata presentata una delle iniziative più longeve che si tengono in Molise, la 20ª edizione del Teatro Popolare e della Tradizione, che offrirà i suoi famosi spettacoli all'aperto a partire dal 20 luglio. Abbiamo messo su un cartellone di tutto rispetto, nel senso che non ci siamo messi a vedere se si doveva spendere tanto, più o meno le spese sono sempre quelle, quindi ci sarà un bellissimo cartellone con delle cose anche nuove. Abbiamo messo delle compagnie nuove quest'anno, addirittura c'è una Gatta Cenerentola fatta da un gruppo che viene dalla provincia di Benevento, e poi ci sono compagnie locali ovviamente, Oratino, Campobasso, ci sono varie cose, per cui siamo abbastanza soddisfatti del cartellone. Io credo che insomma sia giunto il momento di fare
di dare decoro alla nostra cultura, alla nostra tradizione, perché come abbiamo visto sono le uniche cose che possono, cultura e bellezza, che esiste anche nelle tradizioni popolari, sono le uniche cose che possono salvare questo mondo, che è in una fase di, come dire, oscurantismo incredibile, per cui secondo me, insomma, il pubblico, le amministrazioni dovrebbero fare di tutto per migliorare. E sono 9 le serate in programma nella 20ª edizione del Festival Nazionale al Parco San Giovanni. Il via mercoledì 20 con un doppio appuntamento alle ore 19, l'apertura affidata alla Polifonica Monforte sulle strade del centro cittadino, e alle 21.30 spazio al Teatro Popolare di Ferrazzano con la commedia Uomini e Amore sono Gioie e Dolori. L'ultimo spettacolo è previsto invece la sera di mercoledì 10 agosto. Cambiamo ancora argomento. Sono negativi i giudizi della minoranza di centro-sinistra al governo del sindaco Magnacca al comune abruzzese di San Salvo. Tanta comunicazione ma pochi risultati amministrativi. A distanza di oltre 4 anni dall'insediamento della giunta del sindaco Tiziana Magnacca al comune di San Salvo, le opposizioni esprimono un giudizio negativo su come è stata governata la città turistica sul litorale abruzzese, frequentata in questo periodo da tantissimi molisani e campani che hanno scelto le spiagge sulla costa teatina. Il centrodestra ha dimostrato mancanza di strategia, portando il centro adriatico all'isolamento rispetto al territorio, limitati dall'ordinaria amministrazione, solo feste, fiere e tanta deregulation, un'amministrazione che ha comunicato molto e realizzato poco. Il movimento politico San Salvo Democratica vuole ridare alla città un governo degno di questo nome per farla tornare a crescere e ridare opportunità di lavoro. Il centro-sinistra lavora per costruire un'alternativa all'attuale governo che metta al centro della propria azione la realizzazione di un nuovo progetto di amministrazione, con ai primi posti onestà, trasparenza e partecipazione nelle scelte amministrative. Decisivi saranno il programma, la coalizione e le persone che dovranno attuarlo. Tutto questo dovrà essere basato su un elemento di chiarezza rispetto a quanto avvenuto in passato, chiarezza che finora non c'è stata. Alle 21.30 di questa sera al porto turistico di Termoli, appuntamento inaugurale della rassegna cinematografica Il cinema e le stelle. In programma la pellicola Il ponte delle spie di Steven Spielberg, thriller che ci riporta allo scenario drammatico e storico della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. E adesso, come ogni giorno, spazio al meteo. Sole e bel tempo sono tornati sul Molise, cielo stellato dalla sera sulle due province. Le temperature odierne sono comprese tra i 19 gradi la minima a Campobasso e 29 la massima a Termoli. Quasi calmo l'Adriatico centrale, ventilazione debole di direzione variabile. Domattina sulla regione tornerà il sole, valori climatici stazionari o in lieve aumento. I venti ruoteranno da settentrione. Siamo alla pagina sportiva. Gradino più alto del podio in terra laziale per il pilota molisano Fabio Emanuele. A bordo della sua Osella, Emanuele è tornato a ruggire, lo ha fatto nell'ottavo slalom automobilistico a Usonia Coreno, dove si sono confrontati i migliori piloti della penisola. In gara ha dato il massimo, mettendoci esperienza e qualità al volante. Già nella gara precedente del tricolore i miglioramenti erano stati notevoli. Nel tracciato in provincia di Frosinone, Fabio Emanuele si è migliorato.
Siamo adesso al calcio, l'Olimpia Agnonese rinnova la fiducia al direttore sportivo Nicola D'Ottavio. Il club Granata per il secondo anno ha confermato il mandato all'ex calciatore professionista che anche per la stagione prossima guiderà la campagna acquisti e cessioni. La prima mossa di D'Ottavio sarà quella di ufficializzare a breve il tecnico pugliese Pino Di Meo, già sulla panchina agnonese nella seconda parte del campionato scorso con ottimi risultati. Centinaia di atleti si sono confrontati a Pescara per la sesta edizione del meeting di atletica Giovanni Cornacchia. Il Molise ha preso parte a questa manifestazione con 13 atleti in rappresentanza della Polisportiva Molise e dell'Atletica Isernia. Deborah Colella con il tempo di 8 secondi 84 si piazza seconda nei 60 metri piani, categoria ragazze. Daniela Puzzo ottiene il suo miglior risultato nei 100 metri, ultimati in 13 secondi e 42 centesimi. In campo maschile, 11,61 il tempo di Bruno Dalla Torre sulla distanza dei 100 metri. E con questa notizia di atletica leggera è tutto. Grazie per l'attenzione, a risentirci a questa sera.